Bernard de Montfaucon, che ha avuto la fortuna di poterlo analizzare, di poterlo toccare, srotolare completamente, e si è accorto appunto che questo rotolo aveva una specie di carta d'identità, aveva un foglio issuto, cioè proprio cucito in una certa porzione del rotolo, dove c'era proprio la storia del rotolo e dove si diceva appunto che era attribuito a Ezra. Poi praticamente si sono perse un po' le tracce, perché con le soppressioni conventuali... Ezra ha scritto qui o in Israele? Ecco, questo è stato donato ai Domenicani dal loro priore, Aimerico da Piacenza, nel 1308. E la storia precedente è tutta da ricostruire, perché sì, il professor Perani ha fatto questo grande riconoscimento. Noi come insomma, bibliotecari del settore manoscritti abbiamo invece ricostruito la vera identità e la storia del rotolo. Adesso stiamo cercando di tornare indietro prima della donazione di Aimerico, perché pare che sia stato donato ad Aimerico a Tolosa, nella città di Tolosa in Francia. Quindi probabilmente per la domanda che ci si pone, perché gli ebrei donarono ad Aimerico? Scusa, sette persone? 36. Sta facendo un filmato, ti spiacerebbe di capire. Anche se vai. Quindi insomma la sua storia poi è diventata un vero e proprio giallo, perché cos'è successo? Con le soppressioni conventuali Napoleone ha, come sa, spogliato tutti i conventi dalle biblioteche ricchissime e ha portato tutto questo materiale qui nella biblioteca che allora era dell'Istituto delle Scienze, perché era la biblioteca più importante a Bologna, biblioteca storica fondata da Luigi Ferdinando Marsili, che si era arricchita con le donazioni di Aldrovandi, di Luis Aldrovandi, dello stesso Papa. Tutti i libri che sono qui sono della biblioteca personale di Papa Benedetto XIV, insieme ai suoi manoscritti, alcuni bellissimi, veramente essendo i doni che venivano fatti al Papa, potete immaginare, manoscritti miniati, meravigliosi, eccetera. Tra cui poi è stata trovata anche questa carta armena che interessava il suo collega precedente, perché lui è uno studioso, mi ha raccontato che lui studia storia medievale e che la carta armena è l'unica carta dove sono segnati tutti i monasteri armeni, ed è l'unica documentazione del cattolico, insomma, dell'Armenia. Quindi lui era venuto a studiare, ci ha fatto chiudere la biblioteca. Che libro è questo? Ecco, questo è il Rabbino, forse Rabbino. Ecco, che libro è? Allora, per l'importanza di questo rotolo, cioè in pratica, quando Napoleone nel 1802 lo porta a Parigi, sono sei secoli dal 1304 che è a Bologna, perché questa specie di targa che ci sta dietro, che era una specie di carta d'identità in latino, diceva: questo rotolo è stato donato dagli ebrei a frate Aimerico Gigliani, che diventa maestro generale dei Domenicani a Bologna nel 1304. Poi nel 300-400 è noto così, 500-600-700 fino a Napoleone, 802, è noto a tutti i più grandi studiosi d'Europa. Il problema è che quando poi con la restaurazione nel 815 torna, ha perso andando la carta d'identità dietro. E qua i bibliotecari non hanno gli strumenti per capire che quello antico attribuito a Ezra, con Ezra siamo nel V secolo avanti Cristo, è iperbolico per dire che è antichissimo, non capiscono che è questo, che è andato a Parigi ed è tornato, e si inventano che invece quello antico, mutilato a Parigi dei primi tre libri, Genesi, Esodo, Levitico, no, è un altro, che in realtà invece è del XVI secolo, donato da Papa Lambertini nel 700 allo studio. E questo resta fino al catalogatore di fine 800, che non ha gli strumenti per identificarlo. Allora, l'importanza enorme... Bisogna dire che questo è successo perché la biblioteca possedeva un altro rotolo, il rotolo 1, che era quello attribuito invece al secolo... Cioè, che è anch'esso in questo tipo di pelle piuttosto scura. Perché è estremamente importante? No, e perché si è salvato? Una domanda al ministro, però.
No, no, io avevo solo una curiosità tecnica, ma non essendo per carità specialista di nulla di tutto ciò, però non ci sono dati testuali che possano... No, perché? Cioè, che possono aiutare la datazione? La datazione e quindi anche il percorso... Allora, il percorso, adesso siamo arrivati a capire un pochino meglio la qualificazione paleografica, cioè... Sembrava comunque una grafia molto antica, si pensava orientale, invece probabilmente è sempre deriva dall'orientale, ma sefardita del sud, cioè Andalusia. I primissimi secoli, quando tutte dall'orientale derivano, la sefardita, la schenazia, cioè da, e l'italiana, però è la prima fase in cui è ancora molto vicino alla quadrata orientale, quindi è della Spagna del Sud, ma questo non è necessariamente detto che se la grafia è quella venga da lì, perché è un copista che l'ha copiato in Italia con la sua grafia, quindi questo. È molto importante perché come per tantissime altre cose, fino al primo millennio dell'era volgare, gli ebrei hanno due tradizioni, una palestinese o della terra di Israele, una babilonese, come per il Talmud che c'è il palestinese e il babilonese della terra di Israele, per il Talmud, per il modo di mettere i puntini, ecco, anche per come si scriveva il Sefer Torah ci sono due tradizioni. E poi, come per tutte le cose, verso XI-XII secolo, per una serie di motivi, il grande polo di Babilonia, dell'Accademia Rabbinica, cessa, si spostano tutti in Occidente, sentono il bisogno di canonizzare, cioè adesso non si fa più due, tre tradizioni, si canonizza il Talmud babilonese, si canonizza qui. Allora, è stato canonizzato l'altra tradizione, non questa. E poi si affermeranno dal XII in poi che quelle coroncine, ministro, che si potrebbero vedere adesso poi senza occhiali, cioè ci sono dei trattini su certe lettere, se lei vede, no? Allora, no, sono come tre trattini su certe lettere e sono ornamentali. Delle virgoline, degli... Adesso io qui non ho il modo di... Cioè, vediamo se fa un'ombra. No, sì, guardi, forse. Ecco, vede lì l'ombra. Vede quella lettera lì dove segna il mio dito al centro che ha dei trattini su? Fatti vedere se scende. Ecco, allora, quelli sono trattini che si chiamano coroncine, in ebraico taghini. Ma dalla tradizione poi canonizzata... Non è un diacritico? No, non è un diacritico, è ornamentale. Ah. È un ornamento, però dopo... Ce l'hanno sempre e solo sette lettere, ecco, qui invece no, sette lettere ornamentali così. Inoltre, molto importante, vede quel tratto lì al centro, quello lì proprio nell'intercolunnio, no? Lì. Quello lì è un anun finale. Ce ne sono 60. Che cosa vogliono dire? Probabilmente un'ipotesi è che sia l'iniziale dell'ebraico nusach, che vuol dire versione. Cioè, allora... Questo è usato negli stessi secoli antichissimi, X-XI, per indicare una variante o testuale, non è il caso del Sefer, o grafica. Cioè, grafica cosa vuol dire? Ci sono nel rotolo della Torah delle sezioni aperte e chiuse, no? Allora, qua il copista con quella nun finale dice: guarda che io qui adotto questa soluzione grafica della spaziatura, tieni presente che ne esiste un'altra. Quindi è importantissimo perché? Perché appunto ci attesta la tradizione di scrivere il Sefer Torah, che nel primo millennio c'era stata ed è anche stata descritta in un'opera, Libro delle Coroncine, Sefer Taghin, VIII secolo, accanto all'altra. Prevarrà l'altra e quindi questa dopo sarà subito soppiantata. E siccome, signor Ministro, l'ebreo deve, al fine di evitare la profanazione del nome di Dio, che può essere contenuto in qualsiasi scritto in ebraico, qua c'è contenuto migliaia di volte, quando un rotolo non è più valido perché è deteriorato così, non lo può buttare o riciclare così, lo mette in un ripostiglio che si chiama Genizah o lo seppellisce. Quindi gli ebrei, per motivi religiosi, hanno sistematicamente, diciamo, sepolto per motivi rituali, però distrutto insieme ai roghi dell'Inquisizione, è questo patrimonio. Il Sefer Torah specialmente. Questo, essendo stato sei secoli dai frati e poi sette, no, appunto, cioè si è salvato perché è stato dai frati. Insomma, quindi. Bravo.
Ha detto tutto lui. No, no, io ho parlato sul Sefer. Esattamente. No, dunque, il Sefer è qualcosa di meraviglioso, parlavamo con il professor Melloni, è un qualcosa che ti dà una forza da dentro, perché io sono abituato a vederne centinaia e centinaia, e più sono moderni e più vanno ritoccati, cioè durante la lettura della Torah pubblica il Sefer deve essere intatto, integro, cioè non deve avere neanche un taglietto nella lettera, perché sennò è pasul, si chiama così, pasul significa non idoneo alla lettura. Allora bisogna ricorreggere, e se faremo moderni scritti anche 100 anni fa, ma scritti anche 40 anni fa, continuamente bisogna ritoccarli, e questo è impressionante. Sì, ci sono delle cancellazioni, ma teniamo presente che già la sua età, insomma, però è impressionante come sia ancora leggibile perfettamente. Questa è la cosa. Poi stavo vedendo, io non so, per alcune cose non so se il professor Perani è d'accordo con me, ma ci sono, se voi vedete qua negli spazi, nell'intercolonna praticamente, ci sono delle, non sono delle aggiunte, sono delle correzioni. Ci sono anche delle spiegazioni. Ci sono? Aggiunte e spiegazioni. Sì, questa è sicuramente posteriore. Dunque, il Sefer non può contenere né una parola in più né una parola in meno lettera, da quello che è il testo, per cui deve essere quello. Lui dice che ci sono anche dei commenti, io sinceramente non li ho visti, però potrebbe anche essere. Non apriamo la diatriba. No, no, però la cosa di correggere sono le correzioni che venivano fatte, perché quando una volta, oggi ci sono gli scanner, cioè lo scriba, il sofer scrive un sefer, c'è già un programma pronto, passi lo scanner e ti dice l'errore che tu hai fatto, perché chiaramente un essere umano può sbagliare, la tipografia non sbaglia. Anche se abbiamo trovato anche degli errori su libri stampati modernissimi, comunque la tipografia, e va corretto praticamente, va passato allo scanner. Una volta che lo scanner non esisteva, cosa succedeva? Lo scriba lo scriveva e poi lo dava a 3 rabbini da leggere, ognuno se lo leggeva per conto suo. Ho un testo corretto? E ognuno lo correggeva. Letto? Corretto, sì. E infatti queste sono le correzioni. Cioè poteva essere che il sofer, la glossa, vedi, questa non è una glossa, no, è la correzione. Sì. E infatti qui ce ne sono delle altre, qui addirittura parole e parole. E questo ci fa notare che è una tradizione più vecchia di parole, perché oggi le correzioni si fanno tra una riga e l'altra. Si chiama Milat Eluia, cioè attaccata, appesa, e si mettono tra una riga e l'altra. Queste le hanno messe tra le due colonne. Due parole che ha dimenticato. Ha dimenticato e le ha scritte là. Adesso si fa, no, Akshaf et Eluia, cioè se io mi dimentico due parole, le scrivo sopra, tra una riga e l'altra. Loro le scrivevano qui. E qui sì, questo non rientra nella tradizione moderna. Moderna significa da Maimonide in avanti, dal 1300, 1400 in avanti. Questo, quindi è un termine usante quem, anche questo, no? Sì, certo. Sì. Anche questo ci fa pensare. I tagim che sono soltanto in alcune lettere, in altre non ci sono, per esempio lì sulla Shin c'è, non c'è. Dal punto di vista, se posso aggiungere una cosa, dal punto di vista testuale è molto importante, perché il codice più antico, più importante che avevamo del Pentateuco ebraico era il codice di Aleppo. Copiato nel IX secolo, è il più antico intero che avevamo, ma nel 1944 dei moti, appunto dopo che la Società delle Nazioni aveva segnato così, eccetera eccetera, cioè hanno attaccato la sinagoga ad Aleppo e quasi tutto il Pentateuco è andato perduto. Allora, questo ha un tenore testuale vicinissimo a quello ottimo del codice di Aleppo. Quindi che no, è no? Andato perduto, no? E che forse l'ha anche visto Maimonide, il codice di Aleppo. Allora, addirittura 2 settimane fa a Tel Aviv, in una conferenza, c'era il professor, come respondent, il professor Aaron Dotan, che è un grande biblista, ha fatto degli esempi di varianti testuali di Bologna che addirittura non solo sono vicinissime ad Aleppo, ma con varianti migliori di Aleppo, quindi andrà tutto studiato il tenore testuale. Questo è un lavoro di grande impegno. E poi la pergamena, come è scritto, sì, è qualcosa di... Io non l'ho mai vista un'altra pergamena di genere. Proprio pelle. È un... No, pelle lo è. Cos'è buono? Perché animale è? Pelle di vitello. Sì.
di solito lo fanno con i vitelli, ma questo c'ha una morbidezza. Sì, sì, con i guanti si sentiva quando era andato con i guanti. Con l'immagine per è un qualcosa che a questa bacheca espositiva è stata donata dal signore Emilio Ottolenghi della comunità ebraica bolognese. Emilio Ottolenghi, grazie, sei stato